Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Stavo dando un'occhiata a questa arnietta, a vedere un po' com'era la situazione. Qua è andata bene che 2 giorni fa c'è stato un nubifragio, chiamiamolo proprio così, un degenero, ragazzi, che non vi dico. Avevo paura che mi volassero le arnie, non so dove. C'era un vento, un uragano pazzesco che da sotto praticamente alzava tutte le cose da sotto, praticamente mi si infilava fino sotto tutto il tetto lì sopra, sotto i coppi. Mi ha alzato tutti i coppi, tutto in giro, un casino, qualche pianta spezzata. E mi dispiace per gli apicoltori, anche per me stesso che ha fatto la caccia praticamente. Guarda, meno male che ci sono ancora delle piante che non hanno fiorito, non sono riuscite a fiorire in tempo. E magari fioriscono adesso, e allora abbiamo ancora un po' da caccia, ma tutto quello che c'era attaccato alle piante qua nelle mie zone, tutto per terra, ha distrutto tutto, completamente tutto, una roba, un temporale da brividi. Tra l'altro, volevo mettere tra parentesi che addirittura questo temporale avevo la moto, la cross, che sto facendo dei video praticamente, cioè ho fatto dei video che ho cercato di metterla a posto io, ma ho avuto un problema praticamente al motore che non sono riuscito a gestire, e perché appunto che non ne capisco molto e non mi ricordo neanche delle componentistiche, tutte queste cose qua. E quindi mi sono affidato a questo mio amico che comunque è veramente, ragazzi, è veramente bravo. E poi vi consiglio di andarvi a scrivere, magari cioè, a iscriversi al suo canale se siete interessati, o giustamente magari c'è qualche appassionato qua anche tra gli apicoltori di moto e robe varie, ma di andare a visitare soprattutto i suoi video, perché sono molto interessanti, anche su motoseghe, cespugli, cioè qualsiasi cosa che riguarda i motori. Lui, a parte che è molto presente, quindi potrebbe anche risolvervi dei piccoli problemi con brevissimi messaggi, perché basta che capisce qual è la situazione e con due clic, cioè con due paroline vi illumina di cosa potrebbe essere, diciamo, la problematica. Vabbè, a prescindere da quello, io gli ho portato questo motore della moto la cross, quindi ho dovuto smontare il motore dal telaio, ho posato appunto questa moto sopra sto ceppo e me la sono trovata a 5 metri praticamente dal ceppo dopo il temporale. Cioè, mi ha preso la moto e me l'ha alzata e me l'ha portata 5 metri in mezzo al cortile, buttata lì alla cavolo. Tutto questo perché gli avevo messo un coprimoto, quelli lì grigi classici per coprirla. Il vento da sotto è passato, l'ha gonfiata tipo mongolfiera, pallone aerostatico, me l'ha sollevata e me l'ha lanciata dove poteva. Un degenero, un degenero. E infatti, boh, adesso sto restaurando appunto questa moto, che poi vi farò vedere poi in un video quando sarà finita. Caricherò anche un video di quando l'accenderò e tutto. E boh, grazie comunque appunto ad Andrea Vespista, che sarebbe questo ragazzo che mi sta mettendo a posto il motore. Mi raccomando, date un'occhiata al suo canale e poi vedremo come andrà a finire. Allora, tornando all'apicoltura, andiamo a dare un'occhiata qua, se abbiamo bisogno di un, diciamo, foglio in più, che questa era l'arnia, la famiglia nuova che avevo fatto, la regina nuova. E volevo vedere scorte e tutto, visto che non è proprio, diciamo, quest'arnia non è proprio, diciamo, popolosa. E magari appunto per quello, vedete che spostiamo un po' di piantame qua, abbiamo le nostre prime melette, guardate che meraviglia. Stanno cominciando, questo qua è un melo, stanno cominciando a venire fuori le mele, le albicocche, queste cosettine qua. Sono contento, così abbiamo della frutta per noi. Allora metto un po' la telecamera in modo che si possa vedere quello che stiamo facendo senza farvi venire il mal di mare. Allora, qui andiamo a vedere se hanno bisogno spazio. Io direi che già da quello che vedete qua lo spazio c'è bisogno. Vedete che stanno costruendo, diciamo, stanno costruendo praticamente cera nuova. E secondo me un foglio cerio adesso qua bisognerà poi metterlo. Adesso diamo una controllata intanto, vedere se hanno portato un po' di scorte e se c'è della bella covata. Qui sì, infatti vediamo. Adesso vediamo, magari ci giriamo così che vediamo meglio con la controluce
Diciamo che c'è una bellissima covata bella fresca, le scorte qua intorno ai bordi ci sono, c'è la nostra covata nascente in mezzo, qualche buco nero pieno di miele al centro, è tutto sotto controllo, anche quest'arnia sembra avere dei risultati non mica male. Andremo a verificare, che è l'ultimo video che avevo fatto, mi pare che era sulle regine, andiamo a verificare se questa regina qua è ancora integra, ronzante, forte, perché gli avevo fatto, diciamo, la marcatura, e quando fai le marcature, queste cose qua, mai dire mai che le api non decidono di fartela fuori, oppure, però speriamo pure di no, dai. Adesso andiamo a vedere la situazione qua, necessità di spazio. Adesso, ragazzi, queste celle che vedrete qua nasceranno tutte, e quindi ci sarà della popolarità, diciamo, nella famiglia molto molto più sostanziosa, anche perché qua magari vengono fuori, che ne so, 5-6 mila api, che ne so, e quindi avremo bisogno di spazio, e questo è il momento giusto per mettergli appunto lo spazio che necessiteranno. Quando vedete che, diciamo, la covata nascente arriva a un punto dove è quasi prossima alla schiusura, lì andremo a mettergli un foglio, perché così le apine nuove che nascono si danno da fare nel costruire il foglio, a parte il foglio cerio, quello nuovo. Ecco qua la regina, c'è, la vedo già, e vedo anche le api che sono veramente veramente incazzate, sono incazzate perché la regina è qua, è a posto, a me mi interessa che la regina sia a posto, è tutto a posto, celle reali non ce n'è, andiamo a prendere un foglio cerio e glielo sbattiamo in mezzo e le lasciamo stare, perché adesso qua, dopo le piogge, sono anche un po' incazzate le api, scusate il termine. Io già lascio così per mettergli il suo foglio cerio all'interno, in mezzo lo vado a prendere e giustamente li metto solo sopra, li vado a mettere comunque il coprifavo perché c'è la regina che gironzola lì vicino e non vorrei che se ne vada a spasso. Facciamo così e andiamo a prendere un foglio nuovo. Eccoci qua, ho preso il foglio. Allora, io non so se magari qualcuno ha visto tutti i miei video dall'inizio alla fine, ma io ho fatto tutti questi video per documentare praticamente quello che voi attualmente state vedendo. Cioè, ho portato delle arnie da zero, già in tutti i video precedenti, degli anni precedenti, e tutte queste cose che poi l'anno scorso. Da zero le ho portate praticamente a questo livello. Io non so se a voi piace come sono venute, diciamo, le mie api, la popolarità, la salute, quello che stanno portando, il miele, tutto. Questo è il risultato che ho raggiunto in tutti i miei video. Quindi vi consiglio, se volete prendere anche spunto per tenere, guardandomi i miei video, riuscirete poi ad avere questi risultati anche, nel senso, se si fa tutto quello che io ho fatto fino adesso e questo è il risultato, come vedo anch'io, anche per me è una soddisfazione, vuol dire che le cose hanno funzionato, che ho fatto, sono andate bene, e questo è quello che mi rende delle arnie. Quindi praticamente tutto quello che ho fatto finora è andato abbastanza bene. Il risultato è quello che avete visto anche nel raccolto del miele, il primo raccolto del miele fiori, che è stato, perché siano solo state due arnie. Ragazzi, ho raccolto un bel po' di chili di miele. E vabbè, comunque, anche la salute delle arnie, che ho fatto dei nuclei, io vi sto facendo i video di tutto perché sono cose che possono servire a me per andare a vedere dove ho sbagliato. Se mai mi succede di sbagliare, poi in futuro posso tornare indietro e vedere dove ho sbagliato. Tutto quello che io faccio con le arnie lo documento. E anche per voi, per me, per tutti. Andiamo a mettergli il suo foglio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, ragazzi, iscrivetevi al canale, così a voi è gratis, per voi è gratis, per me invece è, diciamo, un modo di poter crescere e portare avanti comunque, diciamo, tutto, di portare avanti i miei progetti, le mie cose che vorrei fare poi in futuro. Adesso vedremo, ci saranno tante cose che vorrò fare
dalle arnie solari alle... ci sono mille cose che vorrei fare. È inutile che mi dedico adesso perché sono cose ancora lontane, per diciamo, io direi che comunque ci andrà ancora un annetto prima di visualizzare bene cosa vorrò fare di questo canale, vedere se comunque cresce il canale oppure no, o cambiare completamente. Visto che sono una persona un po' estrema, mi dedico anche ad altre cose e devo un po' valutare. Comunque continuerò di certo con le mie api perché è una passione che ho, quindi lo farò comunque. Poi se con voi o no, no, quello lo vedremo dai risultati che magari raggiungeremo oppure no. Queste sono cose che poi si vedranno più avanti. E boh, questo è tutto. Gli abbiamo filato dentro un bel telaio nuovo. Adesso tra una decina di giorni verrò a controllare di nuovo, perché tanto celle reali qua non ce ne sono, la regina e spacca. E là invece una bomba, abbiamo una bomba all'orologeria, guardate che roba, non so se si vede, 8:30 del mattino, qua è già il delirio. Tra l'altro hanno seccato anche un calabrone che ha tentato di, guardate là, ha tentato di entrare, o è un fuco, perché è grosso come un testa martin, ma sarà un fuco che si è ingrassato per bene, ha mangiato troppo e l'hanno cacciato fuori. Boh, a parte le cavolate, ragazzi, ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti, alla prossima.